Si ricorda che questa è solo una polemica di agosto con i legittimisti di Bergoglio. Ricordando che nemmeno Gesù ha convertito tutti quelli del suo tempo, dopo 12 anni dalla declaratio, gli schieramenti sono pressoché definitivi. O si è legalisti di Benedetto XVI, oppure si è legittimisti del Conclave 2013 e di Bergoglio e dei suoi successori. Perciò la cosa importante è fornire una possibilità ai sacerdoti per uscire dalla Chiesa anticonclave 2013, perché niente sacerdoti cattolici uguale a niente sacramenti cattolici. Io qua in alto vi propongo i cenacoli Benedetto XVI, ma c'è pure il sodalizio sacerdotale di Don Alessandro Minutella, c'è anche quello che vi viene in mente a voi, e perfino l'inaffidabile e doppio giochista Viganò invita i laici a formare gruppi di sostegno dei sacerdoti, nell'ultima intervista con un americano. Adesso via con l'indagine! Ehi, scopriamone alcune! Agosto 2024, Mark Voice. Continuiamo la lettura della declaratio, per chi fosse interessato alla lettura. Dal video precedente, cliccate qua in alto, una volta compreso il ministerium secondo la declaratio, poteva sorgere la domanda: ma se Benedetto XVI ha rinunciato al ministerium, ossia ha rinunciato a governare la Chiesa, allora ha rinunciato al papato? Risposta: no. Appena prima di spiegare ministerium, Benedetto XVI aveva spiegato che governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo erano due delle quattro attività dell'esercizio del munus. Per cui, a suo modo di vedere, non aveva rinunciato al papato o a una parte del papato, ma ha rinunciato al 50% delle attività del papato. Andiamo a vederlo. I legittimisti di Bergoglio non conoscono l'uso di munus nella declaratio. I legittimisti di Bergoglio non presentano la declaratio per intero, frase per frase, ai loro ascoltatori. Come abbiamo visto anche ultimamente con il canale Codice Runner, quelle poche volte che i legittimisti di Bergoglio si interessano della declaratio, prendono quella frase o quella parola e con un giro di interpretazioni vanno a confermare le loro due premesse e conclusioni dogmatiche. La Chiesa di Roma sarebbe sempre quella cattolica e Bergoglio e i suoi successori sarebbero sempre papi della Chiesa cattolica, non considerando mai che Bergoglio potrebbe semplicemente essere il 41esimo antipapa della storia. Per cui, non leggendo la declaratio da cima a fondo, per intero, i legittimisti di Bergoglio, meno di chiunque altro, sono a conoscenza che Benedetto XVI nella declaratio ha utilizzato due volte la parola munus non per trattare del possesso del munus, ma per trattare dell'esercizio del munus. Andiamo a leggerla. Differenza tra munus e esercizio del munus. Queste sono le due espressioni di Benedetto XVI che contengono la parola munus. Prima espressione. Munus Petrinum Equae Administrandum. Tradotto ufficialmente come esercitare in modo adeguato l'ufficio Petrino. Seconda espressione. Hoc munus exsequidebere. Questo ufficio deve essere compiuto.
Inoltre, questa seconda espressione è stata poi precisata nel Rogito Tombale, un documento inserito nella tomba di Benedetto XVI, ed è diventata hoc munus exercere debere. Questo ufficio deve essere esercitato. Come si legge? Nella declarazio Benedetto XVI non ha mai parlato del munus, cioè non ha mai messo in discussione il possesso del munus. Ma quando ha usato la parola munus, l'ha sempre associata ai verbi che indicano il suo esercizio. Cioè, nella declaratio ha sempre e solo messo in discussione l'esercizio del munus, l'esercizio del papato, il fare il papa, non il papato. Perciò Benedetto XVI, con la rinuncia al governo della Chiesa, intendeva rinunciare al papato? Chiaramente per i legittimisti di Bergoglio lo sarà sempre, senza se e senza ma. Anche soltanto leggendo questi due utilizzi della parola munus, si comprende che Benedetto XVI ha rinunciato solo a due attività dell'esercizio del papato, che sono il governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. Ma andiamo a vederlo ancora meglio. Cos'è precisamente l'esercizio del munus nella declaratio? Prima di scrivere la declaratio, Benedetto XVI conosceva il codice di rito canonico e lì il canone 145 obbliga chi detiene un munus ad esercitarlo, da cui si ricava l'espressione esercizio del munus. Comunque, i canoni 145 lo vedremo in futuro. Per ora rimaniamo nella declaratio, dove l'esercizio del munus sono quattro attività generiche: opere, parole, soffrendo e pregando. Come scrive lui? Questo ufficio, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto, cioè svolto, esercitato, effettuato, eseguito, adempiuto. Come vedete, non è il sopportare l'ufficio del papato. Andiamo avanti. Non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Visto? Trasformando la frase in una equazione, il munus ufficio che deve essere compiuto, l'esercizio del munus, è uguale a opere e parole più soffrendo e pregando. Attenzione di nuovo ai legittimisti di Bergoglio. Qui non c'è scritto che il fare le opere e il fare le parole richiedono il soffrendo e pregando. No, non c'è scritto che soffrendo e pregando sono una conseguenza del fare le opere e fare le parole. Ma Benedetto XVI, con la contrapposizione non solo ma non meno, ha proprio messo il soffrendo e pregando sullo stesso livello di importanza di con le opere e con le parole. Perciò ha proprio detto che soffrendo e pregando sono due attività, due lavori, esattamente come il fare le opere e il fare le parole. Perciò, secondo Benedetto XVI, le attività del Papa sono quattro. Il fare le opere, il fare le parole, il
fare la sofferenza e il fare la preghiera. Siamo giunti alla conclusione. Completiamo l'equazione col governo della Chiesa e con Ministerium. Nel video precedente abbiamo visto che la parola Ministerium è la definizione delle due attività, governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. Da dove vengono queste due attività nella Declaratio? Risposta: sono due delle quattro attività dell'esercizio del munus. Leggiamo tutte e due le frasi della Declaratio ponendo attenzione alle quattro e due attività. Sono ben consapevole che questo ufficio, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, cioè, nonostante le cose stiano in questo modo da un punto di vista teorico, sulla carta, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, eccetera. Quindi quel tuttavia lega le due attività specifiche successive del governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo a due delle quattro attività generiche precedenti, che inevitabilmente saranno opere e parole, perché con le opere si governa e con le parole si annuncia il Vangelo. Quindi riprendiamo l'equazione dell'esercizio del munus. L'esercizio del munus è uguale a opere e parole più soffrendo e pregando. Ora possiamo sostituire le due attività generiche, opere e parole, con le due attività specificate successivamente. E abbiamo che l'esercizio del munus è uguale a governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo più soffrendo e pregando. Infine, poiché in ultimo Benedetto XVI ha definito queste due attività, governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, come ministerium ministero, alla fine abbiamo che l'esercizio del munus è uguale a ministerium più soffrendo e pregando. Soffrendo e pregando che nell'ultima frase della Declaratio saranno definiti servire, in modo che abbiamo servizio più servire. Ma lo vedremo in futuro. Come si vede, l'esercizio del munus è il 100% delle attività del papato. Semplificando, è tutto il fare il papa. Mentre il ministerium è il 50% dell'esercizio del munus. È una parte del fare il papa. Tutto fare il papa e una parte fare il papa. Allora, di nuovo, rinunciare a governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo è forse rinunciare al papato? Secondo la Declaratio, il papato qui non c'entra per niente, non è in discussione. Secondo la Declaratio, si discute solo delle attività del papato. E rinunciare a governare e ad annunciare è solo il 50% delle attività del papato. Va bene, abbiamo capito dalla Declaratio che Benedetto XVI ha effettuato questa rinuncia ad alcune attività del papato, non a tutte. Ora la domanda successiva.
usciamo dalla Declaratio. La Declaratio è questa. È un documento papale, non ha bisogno di approvazione, è legge. Ma al di fuori della Declaratio, è moralmente accettabile questo tipo di rinuncia da parte di un papa? È morale che un papa rinunci a governare la Chiesa? Ultima questione prima della fine del video. Benedetto XVI ha rinunciato a governare la Chiesa dal 1 marzo 2013 fino alla sua morte. Allora scatta la domanda morale. Ma è giusto che un papa che non governa più la Chiesa continui ad essere papa fino alla morte? Mettiamo il caso di no. Mettiamo il caso che non sia giusto. Chi è che poteva dirlo e non lo ha detto? Risposta: la controparte chiamata in causa dalla Declaratio. I cardinali. I cardinali avrebbero potuto contestare la Declaratio e 7 o 10 mesi dopo convocare un conclave con forti probabilità di legittimità. Perché un papa che non governa si comporta a tutti gli effetti come un papa morto. Invece il decano dei cardinali ha utilizzato una informazione della Declaratio, la data di interruzione del governo della Chiesa da parte di Benedetto XVI il 1 marzo, per avviare ufficialmente le procedure per la convocazione del conclave. In questo modo ha indirettamente convalidato tutto quanto è scritto nella Declaratio. Altro che contestato. Attenzione, convalidato, non approvato, perché un documento pontificio non ha bisogno di approvazione. Cioè, il decano è d'accordo, asseconda, acconsente a che un papa che non governa più la Chiesa continui ad essere papa fino alla morte. Però, in questo modo, ha pure contemporaneamente condannato se stesso come scismatico dal papa che ha convalidato fino alla morte. Come si dice? Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Dopo il decano, anche tutti gli altri cardinali, con la prima votazione al conclave, si sono condannati come scismatici, perché hanno avuto tempo dal 12 febbraio fino al 12 marzo per chiedere chiarimenti a Benedetto XVI e per contestare che un papa che non governa più continui ad essere papa fino alla morte. Perciò il conclave 2013 ha sia convalidato la Declaratio, sia affermato il proprio scisma da Benedetto XVI, convalidato fino alla morte. Insomma, cari cardinali candidi come colombi, prima di fare un conclave bisognerebbe pensarci molto bene, sapendo pure che i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce. Luca 16:8. Cioè, come è avvenuto coi modernisti al Concilio Vaticano II, dovevate immaginarvi che i cardinali modernisti sarebbero stati veloci e spregiudicati a raccontare la Declaratio come conveniva loro. Fine della Chiesa Cattolica. Nel prossimo video vedremo da dove vengono le quattro attività di Benedetto XVI, opere, parole, soffrendo e pregando. Da dove vengono fuori? Forse da qualche canone? Da qualche documento? Dal Papa del primo millennio? No. Benedetto XVI ha detto
sono ben consapevole che, perciò vengono fuori dalla sua consapevolezza personale. Lo vedremo nella seconda parte.